Abemus, rinnovo di contratto di Paolo Dybala. Beh, intanto questa maglia è bellissima, non so se l'avete vista su Instagram e su TikTok, ho condiviso quella breve cosa che fa un po' ridere, però abbiamo il rinnovo di Paolo Dybala, ve l'ho detto solo perché sembrava un grembiulino, messo così invece no, è una maglia della Juve. Paolo Dybala dovrebbe rinnovare il suo contratto con la vecchia signora fino al 2025. C'erano un po' di complicazioni, erano praticamente tutte di natura economica, quindi Paolo Dybala voleva di più di quello che percepiva attualmente dalla Juve. La Juve subito non era interessatissima ad alzare la proposta, il tutto si dovrebbe chiudere intorno ai 10 milioni di euro. E io già lo so, dall'altra parte dello schermo c'è qualcuno che dice 10 milioni di euro Dybala, che non mi fa la differenza neanche con lo Spezia. Io direi che è giusto parlarne in maniera civile, educata, con calma e usando i fatti, ok? Prima di tutto però c'è OneFootball, signori, da scaricare. Qui sotto in descrizione il link per poter avere sul vostro telefono un'applicazione che vi informerà effettivamente quando Dybala avrà rinnovato e ci saranno anche cifre ufficiali, appunto l'ingaggio di Paolo ed eventualmente una clausola rescissoria di cui si era parlato anche in passato. Quindi scaricate OneFootball in maniera completamente gratuita. Perché dico che c'è da parlarne nel dettaglio di Paolo Dybala? Perché ieri vi ho fatto un parallelismo nelle pagelle che ho visto, l'avete apprezzato in tanti, in particolare c'è stato un commento che mi ha veramente reso orgoglioso, perché dicevo che Dybala, per quanto sia un giocatore che ci stanno continuando a dire essere al centro del progetto, non ha la cattiveria, la voglia, la fame di Federico Chiesa. Sono due giocatori diversi, intendiamoci. Io ieri ho descritto Dybala come bellissimo da vedere giocare, perché si tratta di una qualità tecnica invidiabile, che veramente hanno pochi giocatori al mondo in attività in questo momento, ma che invece la cosa che veramente mi esalta di più in una partita di calcio è vedere la fame e la grinta con cui un giocatore come Chiesa mi suda la maglia. Quella è veramente la cosa che mi esalta di più, ma è una cosa che mi esalta anche nel calcio scarso, nel calcio che gioco io con gli amatori. Io sono un giocatore molto più di grinta che di tecnica, per quello i miei piedi sono tremendi e quindi cerco di fare tutto un altro tipo di gioco. E quindi mi esalta di più eventualmente quella cattiveria che ci si mette in campo piuttosto che la pura giocata tecnica, che rimane la cosa più bella da vedere, però mi esalto di più con altre cose. Questa è una cosa puramente personale. Io con Paolo Dybala sono stato un po' critico negli ultimi anni. Mi ricordo in particolar modo l'anno scorso, quando le prime partite che faceva Dybala, ok, con Pirlo in panchina, continuavo a dire: no, ragazzi, così non va, così è troppo poco, così non è Paolo Dybala. E ve lo dice uno che Paolo Dybala lo ama. E penso che lo dimostri il fatto che anno dopo anno sto continuando a comprare le maglie di Dybala. Questo cos'è? Il sesto, il settimo anno di Dybala alla Juve? Beh, ho comprato la sua maglia tutti gli anni tranne in un paio di stagioni. La prima e la seconda dell'arrivo di Ronaldo, quando proprio il portoghese mi aveva inflippato il cervello e avevo deciso di puntare su di lui, ma era un evento più unico che raro. Invece tutti gli altri anni almeno una maglia di Dybala è arrivata. Addirittura di un paio di stagioni ne ho due. Sono storie già espresse sul canale in alcuni contenuti, poi magari le ripeteremo in altri contesti. Fatto sta che io rimango innamorato di Paolo Dybala ed è un giocatore che apprezzo un sacco. Da qui a dire, in un momento come questo di difficoltà e crisi economica, Paolo Dybala vale 10 milioni di euro all'anno? Ce ne passa. Perché io lo so, per certo, la tifoseria juventina è spaccata tra quelli che amano Dybala e quelli che odiano Dybala. Poi per fortuna ci sono tanti altri come me, che a Dybala riconoscono tanto, a cui vogliono un bene dell'anima, che sono contenti che rinnoverà, ma che non riescono a inquadrarlo nell'Olimpo dei giocatori migliori al mondo. Io credo che Dybala abbia un grave problema a livello di personalità. Io sono esaltato a vedere Dybala col 10 e la fascia di capitano, e c'è un motivo, il mio cervello è inflippato, perché quel signore lì con la 10 e la fascia da capitano mi ha veramente fatto innamorare del calcio. È uno dei motivi per cui tifo Juventus, se non il motivo principale, Alessandro Del Piero. Mi sono innamorato col suo ruolo alla Germania, ragazzi, che vi devo dire. Quindi l'idea del 10 capitano per me è tanta roba. Ma se vi devo dire che Dybala ha le caratteristiche, okay, mentali e di trascinatore per essere capitano della Juve, forse vi dico di no. Anzi, dirò una cosa molto scomoda. Secondo me il giocatore nella Juventus che è più capitano in assoluto è Leonardo Bonucci.
per quanto tante volte mi abbiate sentito dire che mi dà fastidio vedere Bonucci con la fascia al braccio dopo quella fuga e quel ritorno dal Milan, Bonucci è il classico capitano. È il giocatore con più caratteristiche per essere leader, secondo me, nello spogliatoio della Juve. Più di Chiellini, che è un leader silenzioso, se vogliamo. Dybala, secondo me, queste caratteristiche non ce le ha. Difficilmente inizierà a tirarle fuori ora. Proprio perché, come dicevamo prima, nei confronti di Chiesa, ognuno ha la sua personalità, ragazzi. Se Chiesa ha la personalità di un certo tipo, Dybala ce l'ha in un altro modo. Dybala fa parlare con le giocate, ok? E qualcuno mi continua a dire, sì, però rimane troppo lontano dall'area di rigore. Qualche tempo fa su Twitch avevamo guardato tutti i gol di Dybala e tutti gli assist di Dybala con la maglia della Juve e avevamo notato come nei primissimi tempi riuscisse a rimanere molto vicino alla porta e a creare superiorità numerica con giocate di alto livello. Il rendimento di Dybala si abbassa notevolmente dalla stagione dell'arrivo di Cristiano Ronaldo e forse stupidamente eravamo arrivati alla conclusione che fosse colpa di Ronaldo, che sicuramente è stata una dei motivi per cui, ma non l'unico. Assolutamente non l'unico, e guarda caso con il video che abbiamo fatto uscire, che ho fatto uscire qualche giorno fa, inerente al centrocampo, abbiamo visto come da quella stagione lì il rapporto e il rendimento dei centrocampisti è stato sempre minore. Quindi quando hai un centrocampo qualitativamente sempre più scarso, un giocatore come Dybala, che è una mezza punta, intendiamoci, una seconda punta, deve per forza abbassarsi perché il pallone se no non arriva. E se a centrocampo non hai la possibilità di far arrivare la palla davanti, ecco che sei obbligato ad arretrare il tuo raggio d'azione per cercare di creare gioco. Io sono convinto che con dei centrocampisti più qualitativi rispetto a quelli che abbiamo adesso, Dybala riuscirebbe tranquillamente a essere là. Due cose devo dire di Paolo Dybala. Vabbè, ormai l'avrete capito che sono contento del rinnovo di Dybala e vi spiego anche il perché. Nonostante stia, tra virgolette, massacrando Dybala, ma perché mi aspetto tanto da Dybala e so che Dybala può dare di più di quello che ha dato ultimamente, cerco di tirare fuori sempre il meglio da parte sua. Prima cosa, è giusto rinnovare Paolo Dybala secondo me, perché in un momento del genere, l'abbiamo visto in chiave mercato in quest'ultimo anno, è difficile acquistare giocatori, ed è difficile acquistare giocatori di livello. Quindi una cessione di Paolo Dybala a parametro zero sarebbe un danno grave per la Juventus, perché non solo andresti a perdere proprio il giocatore, ma dovresti andare fisicamente sul mercato per acquistare un giocatore con le caratteristiche di Dybala o comunque un giocatore diverso che potrebbe fare comodo ad Allegri, ma è importante, quindi lo devi pagare dei soldi, e se lo perdi a zero già siamo in difficoltà economica, non hai neanche la possibilità di rifinanziare un nuovo acquisto con la cessione di Paolo. Quindi credo che sia giusto, perché Dybala è un patrimonio della Juve e per proteggere questo patrimonio dobbiamo salvaguardare il costo del cartellino. Poi eventualmente, dato che ci sarà una clausola recessoria, ci si penserà in futuro. Ma ad oggi perdere Dybala a zero per la Juventus potrebbe essere un danno grandissimo. Quindi io credo che questo sia il motivo principale per rinnovarlo. Oltre al fatto che l'allenatore comunque ce l'ha ribadito più volte, lo vuole al centro del progetto. E se un allenatore vuole puntare su un determinato giocatore, è giusto che la società vada ad assecondare l'allenatore, che lo conosce molto bene, tra l'altro. La cosa però che voglio dire in assoluto, secondo me più importante, è che da anni che ci troviamo qui a fare lo stesso tipo di ragionamento su Paolo Dybala, e cioè, sì, Dybala è forte, ma Chiesa, Allegri arriva e dice, guarda, io Chiesa lo vedo meglio a destra. Chiesa è un giocatore che può giocare a destra, a sinistra, in appoggio a una punta, mettimelo dove vuoi, l'importante è che tu mi faccia fare l'attaccante, l'importante è che tu mi vada a posizionare Chiesa in una zona offensiva e forse che si possa anche togliere qualcosina dal lato difensivo, perché lui te lo fa, ma poi magari un po' di lucidità te la perde. Però Chiesa può giocare in tutti i ruoli, in tutti i modi. Per Dybala siamo sempre qua che diciamo, sì, però allora bisogna costruire la squadra intorno a Dybala. Quindi questo già è una grande limitazione. Io sono d'accordo con l'utilizzo del 4-2-3-1, proprio perché intanto è il miglior modulo secondo me per esaltare le caratteristiche dei singoli giocatori migliori all'interno della rosa, e poi perché se vuoi puntare su Paolo Dybala, quello è il modulo di Paolo Dybala: una punta, due centrocampisti, due esterni e Dybala al centro, il cuore pulsante, uno dei registi offensivi, il regista offensivo. Quindi Dybala già ti limita a un determinato tipo di gioco. Quest'estate invece dicevo che a una certa, però, Allegri dovrà capire se l'idea di puntare su Dybala al centro del progetto e quindi 4-2-3-1 vale la pena. Tradotto, arrivano i risultati con questo sistema? Ad oggi la risposta è no, perché ad oggi non stanno arrivando. Quindi se ipoteticamente un giorno Allegri dovesse decidere di giocare col 4-3-3,
ecco che punto interrogativo Paolo Dybala, dove non c'è punto interrogativo Federico Chiesa, perché lo metti o a destra o a sinistra, scegli te, una delle due ali la fa Federico Chiesa e l'altra la può fare Paolo Dybala? Ad oggi vi dico di no, perché la cosa più logica è Chiesa a sinistra, Dybala a destra, un centravanti, hai formato un attacco a tre. Ad oggi vi dico di no, proprio perché Dybala rende meglio in posizione centrale, ok? È anche vero che Dybala non è più importante della Juve, o dell'idea tattica della Juve, o dei risultati della Juve. Quindi Allegri, se noterà che questa cosa non sta funzionando, questo 4-3-1 non sta funzionando, sarà obbligo da parte dell'allenatore fare un passo indietro rispetto all'idea di Dybala al centro del progetto nel 4-2-3-1 e decidere se Dybala può fare l'ala di destra, cosa che comunque in qualche occasione ha già fatto. Mi ricordo un bellissimo gol con l'Inter, l'ultima partita per lockdown, che parte proprio da quella posizione e fa un capolavoro. Se Dybala quello lo può fare, allora che lo faccia, anche a costo di abbassare, ok, la qualità finale di Paolo Dybala, cioè meno gol, meno assist, ma di esaltare la coralità della Juventus. Perché se la Juventus al risultato ci arriva sacrificando un po' di quelle che saranno le statistiche finali di Paolo Dybala, sinceramente a me va bene, proprio perché Dybala non è oltre la Juventus, è la Juventus che è oltre qualsiasi tipo di giocatore. Quindi Allegri dovrà arrivare a capire se è giusto continuare su questa falsa riga di questo modulo per esaltare Paolo Dybala oppure no. Dico la verità, in questa prima parte di stagione, nonostante i risultati non bellissimi, non sono particolarmente deluso da Dybala, anzi l'ho visto sbattersi abbastanza, ha segnato un paio di gol, potrebbe fare di più, anzi deve fare di più in assoluto, perché 10 milioni di euro all'anno li guadagni dei giocatori che veramente fa la differenza. In questo momento in cui tutta la Juve è un po' inghiottita dalla paura di non riuscire, non sono particolarmente deluso da Paolo Dybala. Non penso che la situazione attuale sia per colpa di Paolo Dybala. Penso che ci sia da lavorare su alcuni aspetti, e poi tecnicamente purtroppo a centrocampo quelli siamo, non è che si può crescere più di tanto, a meno che non si andrà davvero a fare Arturo e Locatelli, cosa che io dubito conoscendo Allegri, però non si sa mai, magari tira fuori questa Juve super tecnica con Dybala vertice alto del centrocampo. Mai dire mai, dobbiamo aspettare dentro di Arthur. Ad ogni modo la Juve fa bene a rinnovare Paolo Dybala. Paolo Dybala che è un classe 93, quindi è nel massimo momento di espressione calcistica. Significa che poi tra poco inizierà la fase di declino. Forse anche per questo si mette una clausola rescissoria, perché se arriva un'offerta da parte di una società per Paolo Dybala, la Juventus ha fissato il prezzo. Non dimentichiamoci che in passato la Juventus aveva accettato di cedere Paolo Dybala e che se avesse detto di sì al Manchester United, Lukaku non sarebbe mai andato all'Inter, sarebbe diventato un giocatore della Juventus, perché nella testa della Juventus c'era l'idea di formare per Sarri un tridente Cristiano Ronaldo sulla sinistra, Lukaku al centro e l'anno dopo comprare Federico Chiesa. Provate a immaginare anche solo un anno con quel tridente, tanta roba. E ve lo dice uno che all'epoca non avrebbe scambiato Dybala per Lukaku, che avrebbe accettato l'idea di cessione di Dybala per massimizzare il discorso legato a Cristiano Ronaldo e costruire una squadra per Ronaldo negli anni in cui potevi davvero puntare a qualcosa di più con Cristiano Ronaldo. Oggi il discorso è totalmente invertito, perché Ronaldo è andato via, è il passato, Dybala è il presente, a quanto pare sarà anche il futuro della Juve. Ma se Ronaldo era un giocatore in grado di accentrare su di sé un progetto, Dybala in questo momento lo è oppure no? Perché è ovvio che numero 10, maglia da capitano, stipendio alto, rinnovo del contratto, centralità del progetto, però poi in campo devi restituire tutto questo. Ribadisco, io voglio molto bene a Paolo Dybala e sono contento del rinnovo di contratto di Paolo Dybala, ma a queste condizioni adesso è normale che la critica sia anche un po' più aggressiva nei suoi confronti, soprattutto per quanto ci ha fatto vedere in passato, per quanto potevamo attenderci da Paolo Dybala, quel passo in avanti che non è mai stato compiuto e credo che a questo punto non si compirà nemmeno, ma almeno mantenere uno standard elevato da Paolo me lo auguro, anzi lo pretendo, perché so che può fare tanto tanto meglio rispetto a quella che è stata l'ultima stagione, dove ha avuto anche dei problemi fisici, e a questo inizio che non vado a criticare, ma che non è ancora da Paolo Dybala.